Come si lavorava al W3C, all'MIT di Boston? Allora, era una struttura molto piatta, nel senso che non, vabbè, non eravamo tante persone perché era un gruppo selezionato, però non era una struttura piramidale. Essenzialmente c'era il direttore del web, Tim Berners-Lee, e poi l'altro strato, tutti gli altri. Un ambiente per cui molto interattivo, dove tra l'altro le gerarchie contavano praticamente zero. Ogni qualvolta c'era una discussione, anche l'inventore del web, Tim Berners-Lee stesso, non aveva nessun atteggiamento di superiorità, cioè ognuno poteva dire la sua e tutti partivano dallo stesso piano, anche l'ultimo arrivato, che magari aveva pochissima esperienza sul web rispetto agli altri. E tra l'altro questa parità dei diritti, questo ambiente completamente democratico, un po' l'Eden, un po' anche il simbolo del web stesso, no? Perché anche il web in un certo senso è la democratizzazione dell'informazione, ognuno può dire quello che vuole, ognuno può creare informazione, contenuto, per cui non era così strano che il centro che controllava il web, che creasse gli standard del web, fosse, no, fatto come il web in un certo senso. E anche per esempio gli uffici erano liberi a tutti, cioè chiunque, anch'io, poteva tranquillamente entrare nell'ufficio di Tim Berners-Lee e viceversa, perché tutti avevano le chiavi di tutti gli altri uffici. Un ambiente completamente aperto e democratico. Ecco, un ambiente, una serie di protocolli, degli studi che sono serviti a cambiare radicalmente il nostro modo di essere e di comunicare. Sì, hanno cambiato tutto perché è stato anche di nuovo, Berners-Lee è famoso perché ha inventato il web, no? Ma dovrebbe essere altrettanto famoso per quello che ha fatto dopo, perché quello che ha fatto dopo è stato quello di dire il web perché continua a essere un patrimonio dell'umanità, in un certo senso, no? Deve essere sempre libero. Allora, quello che ha fatto è ha creato questo consorzio del web, il W3C, appunto, che continua a dirigere da anni, no? Per mantenere il web libero, cioè tutte le strutture che fondano il web, gli standard sottostanti, non sono proprietari, cioè nessuno è proprietario di un certo standard, che ne so, Microsoft, Google o altri. C'è questo centro super partes, capeggiato da Tim Berners-Lee e da un'elite che insomma sceglie quali sono le migliori tecnologie da usare, e tutto è libero e aperto, cioè chiunque può utilizzare queste tecnologie perché sono patrimonio comune di tutta l'umanità. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.